Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Little Nightmares. Allora, di solito non faccio il recap della puntata precedente, ma stavolta siamo in un punto ben preciso e c'è questo orrido, questa orrida sorta di uomo nero che è lì e ci annusa. Oh, guarda. È inquietantissima questa cosa. Veramente inquietantissima. Fa questo giro qua e io non riesco bene a capire come si fa a venirne a capo. Non lo so proprio. Va bene ragazzi, comunque la situazione è questa qui. Qui c'è questa sorta di uomo nero bruttissimo e che sta, che un po' vaga, un po' si mette là a fare cose. Il problema è che appena mi avvicino lui mi vede e mi inizia a inseguire, il che è davvero inquietante. Purtroppo qui sembra che io non possa andare, se no ci avrei già provato e pensato. No, cioè sembrerebbe di no. E allora non riesco davvero a capire che cosa devo fare, perché questa sorta di uomo nero è lì e non si va avanti. Non posso neanche tornare indietro, quindi in qualche modo qua si deve risolvere. E la cosa peggiore è che non vedo niente. E poco poco mi avvicino. Lui mi... Poco poco mi avvicino, lui annusa. Mamma mia. Tutto ciò è davvero inquietantissimo. Ecco. No. È sempre la solita solfa. Vabbè, allora ragazzi, mi sono un po' stancato. Perlomeno finiamo a esplorare la situazione qua. No, niente. Non è così che funziona. Di tutta evidenza. Va bene. Allora, nella scorsa puntata abbiamo cercato lì, in quella zona. Ora, a costo di morire un'altra volta, ci facciamo una bella corsa e cerchiamo di vedere se ci è scappato qualcosa. Che qui... Allora, qui c'è una gabbia. Lì c'è, no? Diciamo, oh, ecco, ci è scappato tantissimo qualcosa. Sì, assolutamente, va bene. Ok, non era difficile, ma mi era scappata quella botoletta. Io chissà che cosa stavo immaginando che avrei dovuto fare. Va bene, qualche volta capita, ragazzi, non ci si può fare niente. Allora, il brutto è che con la scivolata ci devo anche azzeccare nella botoletta, perché sennò... No, vai. Ok, perfetto. Oh, ma quello si apre? Non è così, vero? Ok. Bene, perlomeno qui non c'è nessuno e vediamo di uscirne in qualche maniera. Beh, qua io non vedo niente. Ho provato a salire su questa scatola, ma non sembra esserci. Allora, aspetta, questa corda va qui. Quindi, se io uso... Ok. Non era difficile. Era semplicemente da inserire questa. Esatto. Ok. Mamma mia. Giù. Sì, queste parti sono effettivamente inquietanti. Aiuto.
Allora, qui c'è una allegra valigia. Andiamo ad accendere questa torcetta che non è un punto di salvataggio e quindi io non so cosa sia. Ok, procediamo perché là non ci possiamo andare. Che brutto. Il cimitero delle scarpe. Oh. Veloce. No. Oddio, che cosa brutta. Sto morendo un po' troppo spesso in questi... in questo frangente. Ok. D'accordo, devo andare da una valigia all'altra, decisamente. Via, 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 via. Aiuto. E l'altro... l'altra valigia è lì. Prendiamo una bella rincorsa, bel salto. Ok, andiamo. Ragazzi, cominciano ad esserci tanti nemici da affrontare, eh? Brutto, brutto. Brutto, brutto, brutto come il peccato, bruttissimo. E mo, però, non c'è più neanche il... pessimo. Pessimo. Mi sa tanto che... mi ha trovato. Mi dovevo mettere nella scatola. Allora, in realtà è cieco. Lui mi segue solo col fiuto. D'accordo, d'accordo. Via, via. E dire che io odio i giochi horror, eh. Però questo, insomma, dai. È inquietante. Per carità, non è proprio la cosa più tranquillizzante del mondo, però si fa. Quanto sei brutto. E io dovrò andare di là, immagino. Piano però, perché non ho intenzione di farmi scoprire di nuovo. Vabbè, immagino che sia... non c'è il pulsante? Eh no, non c'è. Quindi che dovrei fare? Va bene, forse lo so. Mi porto pure il pupazzo dietro. Si sa mai che possa essere utile. Beh, o forse no.
Forse non mi serviva proprio un cavolo di niente. Lì ce n'è un altro, vabbè. Lì c'è quell'uomo brutto. Che dovrei fare ora? Perché qui non si va da nessuna parte. Dovrei andare su. Andiamo un po' a vedere se per caso. Vabbè, mi ha stufato. Vediamo se qua non c'è niente. Beh, allora non c'era un'altra strada possibile, quindi deve essere per forza qualcosa qua che non sto capendo. O forse qui si sale. Ah, qui si sale evidentemente. Ok. Ok, sì, si sale. Decisamente si sale. Ok, sì, però ora dove devo andare? Su, 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 no! Mi ha preso. Mi ha decisamente preso. Brutto. Quando mi piglia è sempre un brivido, comunque. D'accordo, andiamo su. Facciamoci notare. Così va di là. Ehi, perché non ci sente? Ah, cazzo, già sentite come. Via. No. Ma non è andata come l'ultima volta. Perché non è venuto nell'altra stanza? Pensavo che stesse arrivando di qua. D'accordo. Allora, riproviamoci. Magari con un po' di fortuna, molto semplicemente, posso fare così. Su, su, veloce. Mamma mia, ragazzi. Oh. Spingi. Ok. Posso entrare qui. Andiamo. La luce è fatta benissimo. In questo... Oddio. Piano. Allora, quella porta dovrebbe andare giù. Oh oh. È arrivato. Dov'è che devo andare? Non mi è molto chiaro.
Forse potrei spostare quella sedia. No, questo, niente di tutto questo. E il fatto è che non riesco a capire, cioè nell'altra stanza ci sono stato per troppo poco tempo. Va bene allora, esploriamo bene questa. Non c'è assolutamente niente. Beh, in realtà... Eh no, aspetta, però io sono piombato da là. Proprio cercando di evitarlo. No, no, no. Che stress. Va bene, allora, così sia. Andiamo qui, facciamoci un'ultima volta. Vediamo cosa c'è. Se non altro. E non sono riuscito a capirlo. Cioè, in realtà sì, c'è un pulsante. Però, che cosa ci tira su quel pulsante? Allora, mi è venuta un'idea. Non mi dovrebbe vedere qui. E invece... E invece sì che mi vede. Dannazione. D'accordo. Va bene ragazzi, allora direi di chiudere qui questa puntata e nella prossima cerchiamo di venire a capo di questa cosa qua. C'è un pulsante, la porta e di nuovo quel tizio brutto e bisogna ingannarlo in qualche maniera. D'accordo? Allora, per questa puntata è tutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, d'accordo? Alla prossima ragazzi!